Welcome. Ma qua dovrebbe essere pieno di stiletti esplosivi. Però se voi non gli sparate, ti ignorano. Che bella la natura. Non è morto nessuno. Vai così. Si è poi riuscito a morire. Vabbè raga, una certa dovrai morire, ecco. Qualcun altro? Vuole un pugno? Non è che sotto sotto siete in realtà grandi, suoi grandi fan? Beh, è stata un'ottima super chicco. Mi dispiace che non sia durata. Vabbè, però ne so primo uno e mi arriva il secondo, però. E non è giusto! Vale. Vaffanculo tutti. No, no, no. Non devo mai andare nelle parti così aperte. Devo giocarmela un po' più safe. Un po' più safe. Titano. Cosa? Vieni. Vaffanculo te, signore dei lupi, e chi te l'ha creato? No, no, siete in tanti, siete in tanti, siete. Ma perché siete tutti qua? Ma perché siete tutti? Perché siete spawnati qua? Perché siete tutti intorno a me? In 100 modi diversi e la fila di tutti. Comunque non so se hai visto la resistenza che ha il sentinella, che gli devi dare 3 hit per ucciderlo. Cos? Clippatemi. Ehi tu. Però... la vuoi un po' di droga? Strano, Ena perché... la vuoi un po' di droga? Vieni, vieni nella tana del bianconiglio. Che cosa vende? Che cosa vende? Gli vuoi un po' di funghetti allucinogeni, Bex? Praticamente abbiamo scoperto che il retro degli orchi, se tagliato e sminuzzato, è una forma di droga. Signori, state chi? Ulto io, mi becco i coltellini e via. Funziona così. Yep. Va benissimo. Sacrificati per la giusta causa. Sacrifico per la pace. Oppure potrei usare la tecnica perfetta. Cioè vado qua, muoio prima col cecchino e poi tiro i coltellini a vuoto. Adesso siamo andati col bastone nostro. Contro abbiamo un altro bastone e un'altra pistola d'oro. Chi morirà per primo? Il mio bastone o il loro? Che super di merda! Ma io so... ma che respawn è? Ma che respawn è? Ma che respawn è? Dietro. Clipponelo! Lo buscio. Ha sprecato un colpo di cecchino. Preso lo sniper. Preso io l'altro. Via, scappiamo. Via. Ah, coglione! Ah, è vero, no? Te sono sopravvissuto a pistola d'oro. Oh, cazzo, vieni. Vieni. Vaffanculo. Besse Pansage, in teoria. Ah, capita posto che io esco il cazzo in diretta. Sbattilo, secchia. Fa proprio... E ciao. Pregano. Esce ragazzo. Schienieri. Vabbè, però c'è la mamma un po' schierata. Meno.
Sei stato bellissimo, Vera. Ma qua vabbè, mi sta laggando troppo di FPS. Sono tutte aperte? Bene. Oddio. Volevo fargli. Ti spara un capo scie, zina Danielle e Birt. Pima e balla morse dick caso proc. Guarda, scrivi Napoli, infatti. Bam, voglio bello sto orologio, vedi? Ah, non vi arrabbiate, devo cambiare personaggio. Non mi arrabbierò, ma gli spettatori guarderanno la mia faccia da frustrata. Perché? Che cosa hai? L'ho già fatto sta settimana, dai. Cortità. Ma che cazzo stai di chiedere 7 oggi? Ah, allora sto rientrando con Titano. Non ci ho fatto questa settimana, è stato l'uomo più veloce al reset free ride da solo. Arianna, azioni abbondanti. Aspetta, fermi, rocca controversa con l'ama dell'alba. Shhh, non gli dite che ha sbagliato sotto classe. Non gli dite che ha sbagliato sotto classe. Che pompa mi hai dato? Interrompiamo il programma per le bestemmie di ossa. Sta andando uno schiaffo bello grosso. Porco Dio, dai però, porco Dio. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Me lo faccio fino alla nausea, fino a che non ci riesco. Che cazzo vedo di porco Dio però, sto cozzo del gioco di merda, porco Dio. Porco Dio. E in questo momento, signori, parte il bollino rosso sulla mia live. Mannaggia la madonna! Grazie per la visione, ora linea allo studio. Cerchio, io ero abituato a fare la stessa cosa quando dovevi fa... Una volta che leggo beh. Mi hai rotto le palle, te, gli impulsi, tua madre che era camperata pure al... quando sei nato. Pezzo di merda. Vieni qua. Ti plagiamento la vita. No, non osare schivare quando sparo. Non osare schivare. Ti plagiamento. Non puoi scappare. Oh. L'ho preso. Non sei come i tizi di YouTube che lanciano in aria a cazzo e fanno una kill. Io quello facevo. Ci ho conosciuto pure delle persone. Errore Carrant. No. Errore Carrant. Ma come partita incompleta? No, ma è bello che c'ha anche tirato i punti. Cazzo dice. Ma cosa? Allora, se noi siamo qui, quindi loro respawnano nella zona aperta. Vediamo se riusciamo. Gioca stando sul puff. Ok, vi faccio vedere come sarebbe la visuale se io giocassi sul puff. No, ma perché io tolgo la live? Perché io so con 4 gesti. Andiamo! Te chiamo Mariar. Ma secondo me sta magliata ha qualcosa che non funziona. Perché abbiamo un buon clippare, bella. Bene, ragazzi, anche questo best of è tutto. Siamo al terzo mese, stiamo andando più o meno bene. Ci piace così, le clip ci siamo. Ma ricordo che le clip sono possibili solo grazie a voi, spettatori che siete in live, appunto a clipparle, perché io sono un pigro della Madonna. E quindi, come ogni mese, ogni video, ringrazio i clippatori seriali del mio canale, cioè Rage Cree, Edzen, Stefan, Mike, Ogrino e Ryoda, che sono quelli che clippano di più. In più il titolo di Best Clipper dato l'ha vinto Ryoda, ma è sempre lui praticamente il primo in classifica. Stavolta facciamo vincere Stefan, così li atterliamo e via dicendo. Quindi Stefan, ti sei beccato i tuoi puntarozzi, che a proposito mi devo ricordare di darvi gli emblemi, ancora non li ho comprati. Bene, signori, qui da Zarafto è tutto, dal video è tutto. Noi ci vediamo su Twitch, vi ricordo link in descrizione, o comunque magari su YouTube con un altro video. Bella. Sì, spara. Mi è venuto un bocca, raga.